Ciao, sono Equom e sono qui a Push per fare un piccolo brano, una traccia. E mi sono portato qua due macchinette semplici, un MPD, un Launchpad e mi sono preparato dei piccoli loop di batteria, prevalentemente 808, semplice. E qualche campione di field recording che ho preso io col registratore, che userò prevalentemente come ambiente, come tappeto sonoro. E mi sono costruito in sintesi FM un basso e un synth che si occuperanno della parte, diciamo, melodica della traccia. La particolarità di questi due strumenti è semplicemente la velocity linkata all'apertura del filtro, ovvero il suono della nota varierà al variare dell'intensità che applico sul tasto, quindi cercherò di dare un minimo di espressione con questo giochetto. E niente, ora partirò col registrarmi magari un giro di basso partendo dalla batteria che ho già pronta e vediamo che succede. Sistemo un po' il loop, vediamo se è venuto fuori qualcosa di buono. Sembra funzionare, quindi proviamo a registrare sopra un giro di synth. Thank you.
Ora incominciamo a stendere la traccia in arrangement e quindi partirò da un campione di pioggia, i campioni che ho introdotto prima, e proviamo a sviluppare la traccia facendo partire il synth e poi basso e percussioni. Sentiamo se può funzionare. Proviamo a mettere il tuono che ho estrapolato dalla registrazione del temporale. Così ho pensato di far ricorrere durante la traccia questo campione. Sentiamo che succede. Ora mi andrebbe di registrare qualche variazione, dato che mi sono preparato degli altri loop di batteria, quindi proviamo a fare delle variazioni sul basso e sul synth.
giochiamo un po' con la velocity delle note del basso in maniera tale da differenziarle un po' e dare un po' più di, diciamo, movimento al loop. Sul basso fondamentale, immancabile, sidechain per dare un po' di effetto rimbalzo al basso. In sostanza, quando il kick, la gran cassa delle percussioni entra in azione, il basso viene compresso, quindi detto volgarmente si abbassa di volume, in maniera tale da avere un effetto, diciamo, ping pong, rimbalzo fra cassa delle percussioni e basso. Ci registriamo una variazione sul synth duplicando il loop precedente e aggiungendo qualche nota. Funziona. Sentiamo come si evolve la traccia. Facciamo un piccolo stacco, quindi un'altra variazione sulle percussioni e zittiamo per un attimo il basso per provare a creare un attimo di sospensione.
Ed inseriamo un nuovo campione, sempre registrato da me, partendo da carta, cartone, polistirolo, stropicciati, eccetera. È il momento di una nuova variazione su percussioni basso e synth per entrare, diciamo così, in una nuova zona della traccia. Thank you.
Sentiamo che è successo. Ora proviamo con un'altra variazione sulle percussioni per provare ad imbastire una conclusione della traccia. In questa variazione di percussioni ho inserito una sorta di hi-hat che però è stato fatto con un mio campione, una mia registrazione che ho trasformato in un campione percussivo e l'ho utilizzato sostanzialmente come se fosse un hi-hat. Già che ci siamo, facciamo un'altra variazione sul synth. Proviamo ad inserire questa variazione nella traccia e sentiamo un po' cosa viene fuori.
Ok, dato che ci avviciniamo alla conclusione, ora utilizzerò un effetto che ho messo sul synth, è una sorta di delay divertente, e proviamo a metterlo in funzione in chiusura, come diciamo fade out della traccia. Diciamo che può andare, ci lavoriamo un po'. Proviamo a registrare l'automazione sul synth.
Proviamo a risentire tutto. Più o meno funziona, facciamo due piccoli accorgimenti e dovrebbe andare. Dovrebbe essere tutto al proprio posto, quindi ci ascoltiamo il pezzo. Ciao.
Yeah.